Amici di radiofonica.com, buongiorno, siamo qui in compagnia di Renzo Arbore, il nostro presidente del Umbria Jazz, mitico, che finalmente ci sta concedendo questa intervista. E siamo qui appunto al Pavone in occasione della presentazione di un documentario che io ho visto e ritengo bellissimo. Grazie. E andrebbe divulgato, insomma, speriamo che presto tutti potranno visionarlo. E da Palermo subito jazz, quindi si parla sempre di jazz. Mi chiedevo, penso che sia una domanda per me, ma molto carina da farle. Lei vive di jazz, anche se non si ritiene un jazzista. Cos'è il jazz? Cosa rappresenta per lei? Cosa ha rappresentato? No, io mi ritengo un jazzista, ma non ho detto che non mi ritengo un grande strumentista, perché se avanzo il clarinetto lo riduco in bottiglia, ma mi ritengo un jazzista perché ho preso dal jazz il gusto dell'improvvisazione, che è quello che mi ha accompagnato tutta la vita anche nel resto della mia carriera, sia alla radio che alla televisione che al cinema. Ho cercato di tradurre in chiave jazzistica le parole, l'improvvisazione. E la cosa che più mi ha affascinato del jazz, che è la vera rivoluzione che ha fatto questa musica. Prima del jazz c'era la musica, era scritta, si cantava per via orale, ma era fissa. Poi invece il jazz ha inventato questa rivoluzione straordinaria, che significa poi semplicemente, lo dico per me che sono americanofilo, libertà. E cosa ci dice invece di due sue passioni parallele, che sono il sud dell'America e Napoli? Io ritengo che i napoletani stessi hanno sottovalutato quello che hanno scritto i loro antenati, cioè la canzone napoletana classica, la canzone napoletana d'arte è la canzone melodica più bella del mondo, addirittura più bella della canzone americana come melodia. Ci sono delle canzoni messicane che sono a livello di quelle napoletane, però le canzoni napoletane, la melodia delle canzoni antiche napoletane sono straordinarie, e così i testi. Hanno dei testi poetici che non sono stati eguagliati, soltanto che c'è una forma di snobismo da parte degli addetti ai lavori napoletani, perché ritengono che siano canzoni del passato. Si sbagliano profondamente, come ritenere che il jazz antico sia un jazz del passato, come ritenere che Sam Maltime, perché canta il tempo d'estate nei piantatori di cotone, sia una canzone del passato. L'arte non ha epoca, se no dovremmo cancellare Giovanni Sebastiano Bach, Giuseppe Verdi, eccetera. Quindi le canzoni napoletane prima o poi vedrai che verranno scoperte come un autentico tesoro musicale del nostro paese. Artista. Beh, lei lo ha già fatto. Io l'ho già fatto, però lo faccio quasi da solo, perché perfino a Napoli vengono snobbate da certi eccetera, perché giustamente vanno avanti. Però poi la canzone napoletana d'arte si è fermata con Pino Daniele, dopo Pino Daniele non è successo niente. C'è una canzone che ti ha cambiato la vita in maniera particolare? Polvere di stelle, è la più bella canzone. Quando ci incontriamo con gli appassionati di musica, di jazz, soprattutto qui a Umbria Jazz, noi del jazz abbiamo eletto Stardust, Polvere di stelle, come la più bella canzone mai scritta, o Harry Carmichael, che non per niente poi ha scritto, e pochi lo sanno, una canzone napoletana che si chiamava Io ho incontrato. E c'è invece qualcosa che vuole lasciare ai nostri giovani, magari futuri jazzisti? Quello che posso dire è che per imparare bene uno strumento, ma per suonare jazz, la prima cosa è lo swing, non c'è da fare. Se tu sei aiutato da un senso del ritmo molto eccetera, è più facile imparare uno strumento, il fiato, se sei aiutato da un grande senso dello swing, che è uno dei grandi coefficienti della musica. Puoi anche poi non sfoggiare lo swing, però devi averlo dentro. Questo è fondamentale. Io ho visto molti che bravissimi musicisti che non hanno swing fare degli sforzi terribili e non entrare nella storia della musica, perché non c'è niente da fare, da lì si parte, dal ritmo, l'urgenza è questo. Lei ha fatto di tutto nella sua vita, c'è qualcosa che vorrebbe fare? Il ballerino classico, però non ho più l'età, volevo fare il canto del cigno, anche perché è l'ultima cosa che rimane da fare a un artista, però anche la morte del cigno, però insomma la rimandiamo, aspettiamo, abbiamo tempo. Per adesso sto dimagrendo per trovare un tutù della mia misura. Ci fa un saluto ai ragazzi della radio, web TV universitaria di Perugia. Va bene, un saluto particolare a voi. Vivete una bella città, vivete una città giovane, godetevela, senza vizi. È arrivato il 20.
diciamo il co-produttore insieme a Renzo Arbore di questo documentario. I soldi li ha messi tutti lui. Il regista ha una caratteristica, che parla con l'amplificatore incorporato. È uno degli effetti della melanzana. Allora ci può dire due parole su questo documentario? Questo mi sono divertito moltissimo a girarlo, mi sono stancato moltissimo a montarlo, però ne valeva la pena. E... è stato bello strappare lui ogni tanto da qualche concerto in giro per il mondo e portarmelo 3 giorni a New Orleans, 3 giorni a New York. Gli dicevo sempre, vieni, partiamo, questo è il conto, devi spendere questo. Però lì c'è questo, questo e questo. E devo dire che l'ha fatto con... ce lo siamo prodotto con tanti sacrifici, però siamo contenti. Perché proprio questo? Perché proprio New Orleans? Perché proprio Palermo? Perché partire perché da... per una strana, per una strana alchimia della geografia. Da un fazzoletto di terra che sta nella valle del Belice, una sorta di triangolo non delle Bermuda ma dei Bermuda perché c'è un caldo incredibile, e sono nati in un 25 km di raggio Nick La Rocca, Luis Prima, Leon Rompolo, Tony Scott. Ci sono i parenti di Sinatra, ci sono i parenti di Tony Bennett, ci sono i parenti di Martin e almeno altri 150 nomi di musicisti. Per cui era una storia particolare, sarà la commistura tra le musiche da banda, sarà questi qui che arrivavano a New Orleans, si univano con i neri, avevano i loro strumenti, le cornette, le trombe. Del destino, in un fazzoletto di terra è nato il jazz che poi è stato portato in America e quindi era una storia che ci stimolava tantissimo. Poi a me da siciliano ancora. Ah beh, quindi qua abbiamo un siciliano che ha portato altro il nome della Sicilia e finalmente possiamo dire al mondo che il jazz è nato dalla Sicilia? Lo siamo ancora di più, la parola jazz ci ha pure inventata noi perché ass, che significava culo, non ci piaceva molto. E quindi